Ben ritrovati, seconda partita del triangolare finale del Memorial Emilio Della Penna, categoria 2011. La prima partita tra Spal e Fiumicino ha visto la squadra in provincia di Roma vincere per 0-1 contro la squadra professionistica di Ferrara. Adesso tocca al Real Casarea sfidare i biancocelesti, squadra di Napoli in maglia gialla. 18 minuti in un tempo unico e a seguire sarà Real Casarea contro Fiumicino per l'ultima partita del triangolare. Deve necessariamente vincere la Spal per sperare di poter ambire al gradino più alto del podio o al secondo perlomeno, perché il Fiumicino poi avrà l'opportunità di giocare con il Real Casarea. Intanto qui l'opportunità per la Spal, che però va sul fondo. Fanno un giro dischetto a decidere quale delle due squadre avrà meglio. Ancora da stabilire quali saranno i gradini più alti del podio, quali saranno i posizionamenti nei gradini più alti del podio di questo trofeo Emilio Della Penna, Memorial Emilio Della Penna. E la Spal qui costruisce e deve opporsi sul suo palo Michele Iazzetta. Lo fa con una parata calcettiana e spaccata mentre prosegue l'azione. Bel clima in questa partita, che comunque mette tantissimo in palio, che ci si gioca i tre gradini più alti, dicevamo, del Memorial Emilio Della Penna in questo triangolare finale. Possibilità allora per la Spal, che può andare a battere il calcio di punizione. Viene messo dentro, la tocca solamente senza dare la giusta potenza al pallone, se non ho visto male, Fonseca. Abbiamo superato la metà della partita, cambio di gioco del Real Casarea che prova a costruire, arriva una forte conclusione ma è centrale, non ha problemi nel neutralizzarla Guzzinati. La rincorsa del numero 16 ha messo tre uomini in barriera alla Spal. Martinelli decide di non tirare ma di assistere. L'idea è geniale perché arriva il gol del vantaggio per i napoletani, che corrono a risultare sotto il proprio settore. La marcatura è quella di Andrea Silvestri, che sblocca l'incontro all'undicesimo minuto di gioco scaduto. Passano avanti i campani. Vedere questo pallone perfettamente indirizzato all'angolino da Silvestri, però c'è rammarico, probabilmente frustrazione per la partita che adesso sta prendendo una brutta piega. Ancora Silvestri che prima calcia sotto l'incrocio, poi si vede parare il suo destro dal nuovo entrato Capriz. È calcio d'angolo e arringa con foga il pubblico Silvestri, che poi batte qui un tocco con il braccio. Si riprenderà con il calcio di punizione che viene affidato a Francesco Mascellani, direttamente battuto verso l'area di rigore, e ancora una volta si oppone e neutralizza Michele Iazzetta e salva il Real Casarea. Guardate poi come va ad esultare sotto il settore, arringa il proprio pubblico con il cuore i napoletani in questo finale. Opportunità Spal con la palla in attiva, il calcio di punizione a due. Tre uomini in barriera sistemati per il Real Casarea. Pallone che sta per essere toccato per Enea La Rotella, che calcia ma va sul fondo. E allora andremo avanti fino allo scadere del ventunesimo. Real che adesso deve gestire possibilità per la Spal in ripartenza, chiude ed esulta, non era stato concesso recupero. Allora arriva il triplice fischio, Real Casarea che passa 1-0 contro la Spal, proprio come contro il Fiumicino. Spal che si posiziona nel gradino più basso del podio per la categoria 2011 di questo Memorial Emilio Della Penna. E subito a seguire allora vi trasmetteremo la finalissima tra Real Casarea e Fiumicino per stabilire quale squadra sarà la regina della competizione. Un saluto intanto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy. Buona Pasquetta, grazie per averci seguito.